Sei calda? No, però... Vabbè. Ci scaldiamo tutti insieme, no? Allora, facciamo parlare la musica, quindi ringraziamo Alessia che è qui con noi oggi. E allora, che cosa ci regali come prima cosa? Aspetta che ci sono i fans qui scatenati dietro, che succede? No, c'è Alessandro, il mio produttore. Alessandro Cecconi del Meltina Records, grazie. Allora, lasciamo la parola alla musica, Alessia Bianchini, vai. Facciamo un applauso Alessia, ragazzi, Le mani un po' gelate, però. Partiamo con un pezzo di Sanremo di quest'anno di Paola Turci, che conosciamo tutti, è un inno alla donna e a volersi bene, amarsi per ciò che si è. Non ti trucchi e sei più bella, le mani stanche e sei più bella, con le ginocchia sotto il mento, fuori piove a dirotto, qualcosa dentro ti si è rotto e sei più bella. Sopra pensiero tutto si ferma, ti vesti in fretta e sei più bella, e dentro è una confusione, hai messo tutto in discussione, solo che non ti importa niente, niente. Se un'emozione ti cambia anche il nome, tu dalle ragioni, tu dalle ragioni. Se anche il cuore richiede attenzione, tu fatti del bene, tu fatti bella per te. Tu fatti bella per te. Sei più bella e finalmente ti lascio andare, apri le braccia, ti rivedrai dentro una foto, perdonerai il tempo passato e finalmente ammetterai che sei più bella. Se un'emozione ti cambia anche il nome, tu dalle ragioni, tu dalle ragioni. Tu fatti bella per te, tu fatti bella per te, e sei più bella quando sei davvero tu, e sei più bella quando non ci pensi più. Senza poltro! Se un'emozione ti cambia anche il nome, tu dalle ragioni, tu dalle ragioni. Se anche il cuore richiede attenzione, tu fatti del bene, tu fatti bella per te, tu fatti bella per te. Alessia Bianchini, allora Alessia, aspetta che alzo un po' sto microfono qui, approfittiamo attendendo il coro gospel, ascolta, allora stai facendo molti live in giro, benissimo, allora prossimi live ci sono, semplici, più importanti, allora, quello che si può dire, quello che non si può dire? Al momento live no, però stiamo preparando il mio primo EP,
studio e poi ci saranno D'Alessandro, Ventina Records, che è qua con me presente qua. Allora Alessandro Cecco, e vieni a salutare Alessia, no Alessandro, sta lì nascosto, Ventina Records che è un bello studio di Città di Castello appunto, e che sta appunto lavorando con Alessia, ma anche con Tommaso Zazzi che è lì da una parte, buono, che si sta facendo crescere il capello molto Woodstock. Allora, a questo punto vuoi dire qualcosa Alessandro? No? Niente. Vabbè, dai, grazie comunque. Allora Alessia. Vabbè, cioè possiamo dire anche un'altra novità, che io e Alessandro a febbraio andremo a Sanremo, al Palafiori, a Casa Sanremo, e presenteremo la nostra canzone, la prima uscita sui tutti i digital store, che poi sarà anche nell'EP, e quindi dal 6 al 10 febbraio ci troverete a Sanremo. Mi fa piacere perché l'anno scorso c'era Edoardo, che tra l'altro è qui intorno, Ed Menichella, che era proprio lì, lo stesso posto con Red Ronnie. Allora, a sto punto che fai il pezzo tu, fai un pezzo tuo? No, si può fare? Vabbè, allora vai te come vuoi, vai. Grazie Alessia. Ma siccome è un pochino freddo, facciamo un pezzo che ci scalda un po', così almeno forse si sente la chitarra. Anche questa la conosciamo tutti, ha qualche buon anno, però la possiamo cantare tutti insieme. Cercherò, mi sono sempre detta, cercherò, troverai, hanno sempre detto, troverai. Per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede. E allora accarezzo la mia solitudine. Ed ognuno al suo corpo, ma chissà cosa chiedere. Fammi sognare. Lei si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare. Lui allunga la mano e si tocca l'America. Fammi l'amore. Forte, sempre più forte, come fosse l'America. Sempre più forte, e io sono l'America. Le mani. Cercherai e troverò, ora che ti accarezzo, troverò. Ma quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due. Quando ognuno è da sempre nella sua solitudine. Il suo corpo che non sa cosa chiedere. Fammi volare. Lei le mani sui fianchi come fosse l'America. Fammi sognare. Lui che scende e che sale e si sente l'America.